Luca Mastrangelo, non so se lo conoscete. Luca, bentornato. Dai, fai. Allora, vieni da tre vittorie consecutive, ridi un po' No, io so, ma con lo sguardo è sereno. stato un buon allenamento contro la Salernitana Senti, devi salutare in vista della qualcuno. nostra. No, oggi no. Ah, non saluti nessuno. Oggi no. È stato un buon allenamento in vista della competizione che, insomma, a cui teniamo di più, ovvero la La Champions Champions League, League, dove tre siete anche punti. favoriti abbastanza Ma io per direi di sì, arrivare, a questo direi di punto. sì. Io direi, dopo che Dopo abbiamo che passi schiantato il il girone così. Barcellona e dovevamo vincere al Camp Nou, noi siamo, mi dichiaro favorito per la Champions League. Va bene, partirei già con due o tre domande, sei minacciosa. Vai, No, vai, vai. Madonna, sono No, tranquilla. no, lo so, mi Luca, piaceva questa vai. faccia. Tra un sorso e l'altro Dimmi. rispondi, ti chiedono, se non batti l'Inter in casa non meriti di passare il turno e il Real è una grande squadra, la sfortuna è stata mercoledì. Cosa ti senti di rispondere a Xavi? Allora, Barcellona che ha perso anche ieri col che il Real, Real credo, no? sia una grande squadra e sia una squadra più grande dell'Inter, su questo non Ma ci se ne è piove. accorto anche Xavi Ma ieri, che ne Xavi ha gli prese sta tre. bene come un vestito nuovo. Gli sta, che ogni volta lo Ma prende in no, quel dai, è posto, simpatico, gli sta dai. bene come un vestito nuovo. Ha pianto come un vitello da latte dopo la Ha partita di ragione, una andata. volta che sono Ha d'accordo con pianto per una Mastrangelo. settimana come un vitello da latte. Avevano creato, Tutti, ogni volta che loro creano ad tutti. hoc La questo ambiente, remontada. la Ma è remontata, simbolo di paura, il esatto, ma è catalano. Ah, sempre sì, così. l'Inter è già due volte che fanno tutto questo ambiente, è già due volte che inciampite cool. Quindi, caro Vai, Xavi, tu le vai, inciampite cool. Giallo, 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 giallo. Al bar, grande! Al bar, al bar! Dare il giallo, stavi andando bene, potevi finire bene, ci sta. Hai rovinato tutto. Ci vai, sta. Vai, vai, bastava vai. tanto poco. Vai, che va abbiamo bene poco così. tempo. Vai, Vado. vai, vai, vai. Vado. Swing Girl, vai. Cos'è quello dei calci? Effetti sì. speciali. Grande per una volta. Allora, qua il patentino per tirare giù ce l'hai ce l'ho tu. Solo io. Io ho fatto C'è il telecomando, aspetta. Vedi? Io ho fatto il corso. Abbiamo tre C'è minuti. C'è il telecomando, vai. Fammi la magia alla tia. Vai. Vai. C'era la magia Dai. Vai. Non c'era bloccata, attenzione. Aspetta, se volete, il telecomando scarico. Non va, non va proprio. Non va. Vedi, perché, no, ma perché tocca a te, quindi non va. Fa tocca a te la penitenza. Allora, ritiriamo. Ecco, ecco. Io ho fatto il corso di antincendio. Senti, eccolo. Eccolo. È arrivato. Telecomando, vai. Vai, vai, vai. Va bene, vai. Vai, Camilla. Vai. Ah, ti devo spingere io però stavolta. Dai, spingiamolo. Spinge lui. Camilla, sei tu, il Chiara, vai. Il bicchiere, vado io. Appoggio, appoggio. Ma cosa mettiti ci lì, tocca fare, mettiti lì. Veramente? Vieni, Camilla, Camilla, non con la punta. Asfaltiamolo. Con la punta. Uno, due, tre. No, devi calciare bene come fa là. Holland, come tocco con Holland. Sì, ma riprendila però. No, un'altra volta. Vai, vai, vai. Madonna. Questo, scusa, ti ho dato una spinta. Una spinta sacco. Importante. Prendilo per sopra. Stai lì fino alla fine del primo blocco. Stai lì, Camilla, grazie. È che la Camilla si mette le sue Jordan. La Camilla sei fortunata con l'immobile. La Camilla conduce con... Chiara, il gioco l'abbiamo detto, adesso è il mitico momento alcolico, come no? vedete. Esatto. Ma di nascosto verrò anch'io. Sì. Sì, perché poi non. Cioè, qui facciamo la vitrina, beve cioè, chi vince. In realtà. Poi durante la pubblicità vabbè, bevono tutti. Sto giro vinto, però. Chi anche nei sto fuori. Giro ma non Arriva, conta. Non vale, non il vale. Calcio minore, il calcio minore non conta. Vabbè. Vai, vai. Allora, ragazzi, vi ricordo che dal 1885 l'azienda vitivinicola Fattoria Nicolucci di Nicolucci Alessandro produce pregiati vini dove, gatto? Alta! Ecco, oh. Area di grande importanza storica nella viticoltura della Romagna. Oggi brindiamo alle vittorie di Inter, Juventus e Milan con il nero di Predappio. Dall'aprile. Dal 1800. Vai, vai! Dal 1885. Apri il nero che tra l'altro. L'anno di nascita di Gaddoni, insomma. Esatto, no, ma Mastrangelo è contento perché vuole il vino rosso di solito. Sì, io sono caduto più qua? Per i Guarda vini rossi. È caduta la foglia autunnale. Sono più per su. I vini rossi. Il foliage. Bravo, esatto, come me. Regia come è caduto il foliage. È caduto il foliage. Ma una buona sconfitta. Sì, buona. Potrebbe bere anche e allora stai per Può terra. Valere una vittoria dovrebbe bere anche Lolli. Guarda, una volta, oh, cioè, dovrebbe bere anche Lolli. Come Lolli no, Lolli no. Ma è una buona sconfitta. Ma io glielo darei una per fiducia. Va bene, fuori Guarda, onda. Te lo bevi durante la pubblicità come fanno tutti. Esatto. Tanto adesso qui cioè, dobbiamo svegliamo fare l'arcano. Dobbiamo fare la pantomima che beve solo chi vince e poi durante la pubblicità è talmente buono che vanno tutti a bere. Va bene, va però, bene. Io non ho vinto, ma non ho neanche Juventus. Perso.
Vieni qua, tesoro, vieni qua. Danno il bicchiere vuoto. Bicchiere vuoto. Cimprini. Adesso facciamo fare il momento bevuta. Poi... Senti solo l'odore te, bravo, bravo. Esatto. Ale. Beh, Ale, con la Fiorentina ha bevuto anche lui. Vai. Vai, vai da Luca. Vado, vado. Vai da Luca. Passo avanti. No, fai pure. Va, oh. Vai da, oh, e col bicchiere in mano, Luca, vai. L'odore che dimmi tutto. Parto da te, vai. Perché voglio fare con te, prima di parlare di ieri, un passo indietro in Champions League, perché io sono rimasto quasi arrabbiato del fatto che l'Inter non abbia vinto a Barcellona, perché al di là degli sfottò, ha giocato con grande personalità e secondo me sono stati due punti molto persi, o no? Guarda, ti dico la verità, io ero talmente... mentalizzato che andava perdere male. Quella partita che quando è finita ero contento come se avessi vinto. La mattina dopo, quando mi sono svegliato, quando il pensiero è andato di nuovo alla partita, la prima cosa che ho pensato è stata Aslani. Ecco. Aslani. Esatto, c'è stato... Poi non bisogna mettere la croce addosso a un ragazzo di 20 anni che davanti a 90 e passa mila persone in Champions League al Camp Nou ha avuto un momento di defiance. Tra l'altro eravamo andati in vantaggio 3-2 al 90esimo, quindi noi al 90esimo vincevamo. Poi abbiamo avuto la palla per vincerla 4-3 al 94esimo, 95esimo. Però sono contento perché ho visto una bella Inter che ha tirato fuori carattere, ha tirato fuori Tra l'altro le portiamo palle. Bene perché avevamo parlato di Gosens 3 giorni prima, esatto. E guarda un po' chi ti va a fare. Ed è andato a fare un gol importante, anche ieri è entrato a partita in corso, però... A parte un tiraccio che è andato a finire in fallo laterale, però ha fatto una bella partita, non mi è dispiaciuto, contro un avversario non clamoroso, senza, non me ne vogliono i tifosi della Salernitana, però sono molto contento. Saluto, in realtà non mi ha detto, no, ci siamo salutati un po' in fretta, però io sabato ero a Maranello al Museo della Ferrari e anche a Maranello, per dire quanto ci seguono, un tuo ammiratore interista mi ha salutato e mi ha detto: ma tu sei quello che conduce Cartellino Giallo? Sì, io seguo sempre Luca Mastrangelo, ci seguirà anche stavolta, mi dispiace, colpa mia, non gli ho chiesto il nome, non ci siamo presentati, abbiamo parlato un po' così al volo, però ci vedono veramente da tutte le parti, allo store della Ferrari. I potenti mezzi delle app, arrivano, dei social e di Teleromagna, comunque arriviamo dappertutto. Perfetto. Cosa ha fatto Camilla? Camilla che fa le imitazioni delle voci dei jingle. Sì, com'era questa Camilla? L'anno prossimo si risparmia, possiamo cantare Camilla. Allora, ostico pronostico, perché abbiamo Coppa Italia campionato. Per onorare Lolli abbiamo fatto la Coppa Italia che c'è esatto, solo lui. Non ci sono le coppe visto europee. Visto che lui si presta sempre è per la le settimana coppe di Lolli con partitone imperdibili. Imperdibili, Genoa Spal. Ma cosa date? Genoa Spal a Camillo? Vabbè, Genoa Spal è peggio del Midtjylland dell'anno scorso. Parma, Bari, Torino, Cittadella, Udinese, Monza e Bologna, Cagliari. Ragazzi, questi sono pronostici veri. Camilla, prego. Questo è calcio Spal allenata da De Rossi. Da De Rossi, Che ha esordito l'abbiamo... con un pareggio a Cittadella. Bravo, allora, a Civitella. Allora io dico 6-1 per il Genoa. Bravo, infatti te l'hanno dato apposta. Anzi no, 7-1. 7-1 Genoa Spal. Bene, beh, può essere anche postarci. Parma, Bari, Gattone. Adesso voglio vedere cosa mi dici. E Parma, Bari, io me la guarderò. Uno, perché anche se non gioca, perché la simpatia per il Parma è buffone. Ma il Bari, quel centravanti lì, ragazzi. Che dira? Il marocchino, lui bravo. Che dire, forte, bravo. Forte. Per me vince il Bari. Anche se domenica ha fatto schifo, l'ho visto, l'ho guardato. Vince il Bari. E quindi, però, Parma-Bari c'è la 2-1. Guarda che Gaddoni è un per grande il Parma? Seguace. Per il Parma? Per il Parma, sì. Perché è un grande seguace del calcio di Serie B, C, di... Ma anche bravo. Guardo tutte le giovanili. Io, no, Gaddo, voglio dire... Capisce poco di tutte le categorie. Sì, no, capisce poco, è trasversale, però lo segue. Non capisce niente. Poi, ragazzi, Bologna primavera. Capisce poco di tutto. Bologna primavera, quanto è finita contro la Juve? Dillo tu. 4-2. Abbiamo vinto 4-2 con la Juve, nessuno mi ha ancora chiesto niente. Beh, dovremmo fare il cartellino giallo primavera. Diciamolo, andiamo avanti. Allora può bere. Vabbè, allora l'Inter ha vinto il derby. Torino-Cittadella! Vinci anche questo! Cittadella hai dominato il Cittadella adesso! 1-0 risicato per il Toro! 1-0 risicato fatica, per il Torino! Io mi segno i risultati, poi vediamo! A fatica! Vai sempre, la tua seconda squadra! Beh, qui è dura, eh! Qui è dura, ma prevedo un grande Monza, Corsaro, Udine, 2-3!
Vabbè, state dando il meglio. Possiamo fare sempre pronostici dalla B e della C, perché ci divertiamo. Lolli che ha già le mani nei capelli, Bologna-Cagliari. Beh, il Cagliari non è che si è messo benissimo. Cagliari è molto altalenante, perché anche a me piace guardare un po' la Serie B del Cagliari. E non vorrei andarci. E 2-0 per noi. Sì, Lolli guarda la Serie B perché sta prendendo le misure per l'anno prossimo. Per il prossimo anno. Comunque la Serie B è bella. Tra l'altro Semprini che lunedì scorso ha azzeccato il pronostico di Verona Milan. Esatto, e Lolli aveva detto 4-0 Napoli-Bologna, è stato smentito, poi non mi ricordo gli altri. Tu cosa hai detto, Inter-San Italia? 4-0.